E poi andiamo col corteo dal vescovo in piazza San Giovanni. Vieni di forza, di grazia e di gloria, è la dimora di nostro Signore. Thank you.
Eminenza. Sia presente, Eminenza. Ragazzi. Della Vergine, e quando veniva
da lì nasce questa tradizione con questo gioco di parole fino a che si arriva alla festa della Reticolona che viviamo oggi. Ma se oggi noi siamo tutti qua e siamo qui tutti insieme a festeggiare questo momento speciale, lo dobbiamo a delle persone che negli anni si sono impegnate tantissimo per tramandare questa tradizione. Ormai siamo festeggiando 20 anni, se non sbaglio, quest'anno un anniversario importantissimo della compagnia della Reticolona, e ci terrei a ricordare una persona speciale che è stato uno di quelli che ha promosso e ha voluto a tutti i costi che la compagnia della Reticolona facesse rinascere questa tradizione fiorentina, e ci terrei insieme a tutti voi a fare un applauso, un ricordo sentito a Graziano Grazzini. Permettetemi per cuore. È stata una persona straordinaria dal punto di vista umano e un grande rappresentante delle nostre istituzioni cittadine, che sapeva cogliere il valore delle tradizioni e della vera fiorentinità. Insieme a lui ci tengo a ringraziare quelli che hanno portato avanti questa tradizione: Giannozzo Cucci, Cristina Piazzini, che so che sta nelle retrovie, arrivano fino alla morte di persone. Questa sera noi piangiamo due di queste persone che avevamo accolto tra di noi dall'Afghanistan e che purtroppo in un diverbio è successo che sono morti. Ecco, io questa piazza mi dà tanta fiducia, perché di fronte ai grandi segni di divisione che ci sono nel mondo, nella nostra società, dice che è possibile stare insieme. Questo è importante, e noi crediamo che è possibile stare insieme, in pace, in festa.
però vi devo dire anche un'altra cosa, che tra noi questa sera manca una bambina, non lo dimentichiamo, manca Cataleia in mezzo a qui, dobbiamo ricordare sempre, non diamo per scontato che essa sia scomparsa, teniamolo sempre nel cuore la speranza che torni tra noi, non solo lei però, perché la povertà anche in mezzo a noi. Cardinale, le sue parole piene di valore, come al solito vorremmo che lei sia d'accordo di sé la benedizione a tutta Piazza Santissima Annunziata. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. E poi con chi vuole ci troviamo nella chiesa per una preghiera davanti all'immagine dell'Annunziata. Sua Eminenza, l'applauso per il nostro cardinale Sua Eminenza Giuseppe Di Colli. C'è stato un momento di sono inaspettato, ma di tutto che purtroppo ha preso un po' fuoco, noi stanziamo in mezzo a questo bambino. Forse non lo so, è il modo di più. E poi è Dio che ci ha chiamato e l'ha rifinire di come una sorta di candela. Abbiamo offerto. Esatto, abbiamo offerto a Dio. Cardinale, resti di con noi prima di farmi partire la processione perché vogliamo assolutamente che lei sia partecipe del premio Graziano Grazzini. Una persona che ha fatto tantissimo per la Rifi Colonna ed è per questo che noi vogliamo celebrare le Rifi Colonne più belle o comunque quelle che hanno più significato e poi dare il premio simbolicamente ad una di loro. Non siamo riusciti ancora a eleggere il vincitore, quindi intanto chiamiamo i finalisti che quest'anno sono il Leone. Prego qui sul palco con noi, facciamo un pochino di spazio così. Il Leone che è stato fatto da, e tu come ti chiami amore? Chiara. Marco. Mamma Elena. E mamma Elena, 5 ore di lavoro per il Leone, bravi! Ed è il primo finalista del premio Graziano Grazzini. Dopodiché chiamiamo Ponte Vecchio. La prima ad essere arrivata in piazza questa sera da un'ora e mezza che tiene alta la sua riciclona. Abbiamo già fatto dei chiacchiere con la nostra Greta che ha fatto tutta da sola la sua insieme alla mamma, vabbè dai, non spoileriamo, qualche aiutino per la sua riciclona. Facciamo un passo indietro, altrimenti non ci stiamo. Chiamiamo i quattro quartieri, i simboli, i rossi, gli azzurri, i verdi e i bianchi, fatti completamente da sola dalla nostra Rebecca. Gira pure Rebecca. Poi dobbiamo chiamare un bambino che ci è rimasto nel cuore e speriamo sia ancora qua, ha una riticolona piccola così ma vi assicuro di grande prestigio. Vincent, ci sei? Dov'è il nostro Vincent? 4 anni, eh? 4 anni, se ci sei ti aspettiamo qui sulle scale. È di origine giapponese e ha fatto una rificolona bellissima. Sta arrivando, intanto chiamiamo Palazzo Vecchio! Scusate, intanto accogliamo anche Vincent che ha la sua rificolona che ha fatto da solo con la mamma a 4 anni. Mio amico, noi siamo innamorati, abbiamo deciso di fare una sorta di ciupa ciupa per premiare Vincent, qualcosa di spettacolare. Un applauso, Vincent, la fettaccina dopo però, ora dobbiamo fare le foto. Allora, abbiamo ancora 2 articoloni da chiamare, la farfalla commissione, bellissima, posso dire sono di parte la mia preferita? Perché è veramente, veramente splendida, con un livello di dettaglio e di cura inimmaginabile, fatta completamente da lei, dalla nostra amica Adele, di quanti anni hai Adele? 11 anni, guardate che meraviglia di riciclona. Ultimo, ma non meno importante, inizia a camminare da noi il campanile di Giotto! Se
bella posta, bellissima. Ah no, è la torre di Fiesole, bene, ho fatto la mia figura, vabbè, ho fatto vita, la torre di Fiesole, un applauso. Scusate ragazzi, facciamo finta che non l'abbia detto, dai. La torre di Fiesole, come avevamo detto fin da subito. Infatti. In quanti ci avete lavorato? Sì, fermatevi qui sotto, bravissimi, però vengo un attimo a intervistarvi. In quanti ci avete lavorato, ragazzi, a questa reticolona? Questa reticolona è nata 27 anni fa. Quest'anno l'ho restaurata io. Wow, come ti chiami? Sì. Lorenzo, un applauso a Lorenzo, una storia dietro questa reticolona. C'è Milenka, qui davanti con noi, perché ora, grazie ad Andrea Padova, Tornasa, tutta la giuria, celebreremo e ufficializzeremo, perché quest'anno è difficilissimo, ma non sappiamo proprio di scegliere, vero? Bellissime, ma perché qui ve li stanno votando, stanno addirittura votando. Allora, vogliamo fare un applauso per ogni figura, che dice Andrea? Lo so che voi avete già la vostra idea, ma facciamo un po' a votare anche il pubblico. Allora, una ad una partiamo, un bel applauso per il leone! Io mi sento un attimo. Per Palazzo Vecchio! Per Ponte Vecchio! Dillo che perché ho detto che sei la prima che sei arrivata, anche io ho fatto un po' di hype. Per il nostro Vincent! L'uomo sulla luna, tra l'altro, è la sua reticolona, per il quartiere di Firenze! Per la farfalla col fiore! E l'ultimo, ma non meno importante, per il campanile di Fiesole! Difficilissimo! Ci può fare 7-8 brani di Alziano Gattini? No, è uno solo, però io credo che tutti loro abbiano già vinto con la loro passione, con il loro impegno e con il fatto che hanno scelto di sposare una splendida tradizione come quella della reticolona. Andrea, dobbiamo dare il verdetto. A te, girati verso... Eh sì, perché sei tu il presidente, se no sembra che gli abbia dato la bustarella, invece è tutto super ufficiale. Si aggiudica la reticolona 2023, sì. Premio Graziano Grazzini, la reticolona di Ponte Vecchio. E chiederà un grande applauso Fiesole. Io ormai per me l'altro, dai, facciamo che l'anno prossimo la restauriamo di nuovo. Grazie a tutti coloro che hanno fatto le loro reticolone, vi invitiamo a scendere. Signori, non fermatevi, signori, non fermatevi! È il primo di
bella Montellina. Piacere Mariano. Ciao.